Roma e Parma. Dopo la rivedremo, Gabriella, perché tra l'altro è anche detentrice dei videoidenti, ma questo ne parleremo dopo. Premierà la Gabriella Ortisi il consigliere del decimo municipio Bozzi. Solo grazie. Seconda classificata per l'ennesima volta, Marcella Pedrelli. Marcella ha corso 32 gare per un totale di 463 km, 5 mezze maratone, fra cui ha fatto la Tre Comuni, Orbetello, Roma by Night, Roma Ostia, Roma di Apacis, 3 maratone, San Valentino, Roma e Parma. Premierà l'assessora alla cultura Silvana De Nicolò. Quella undicesima consecutiva, se non sbaglio, Grazia Vecchi. Ha percorso 40 gare per un totale di 597 km. Quest'anno non ha fatto più pre-poli, perché l'altra non ha fatto più di 1000. Correndo 8 mezze maratone, fra cui ha fatto ultimamente l'ultramaratona pure di 30 km, ha fatto una staffetta 12 per un'ora, che lei è particolare, ha fatto 3 ore, non è che ha fatto una sola, ne ha fatte 3 di seguito, e poi ha fatto 3 maratone che sono San Valentino, la maratona di Roma e la maratona di Parma. Premierà il consigliere del comune di Roma, Davide Bordoni. Lo iscrivono, quindi lui è poi costretto a fare a confronto di quelli che si segnano per Parma. Io non vedo segnato per Parma. Premia il responsabile commissione ambiente ICS Andrea Mesi. Le donne hanno fatto meno.
Sergio Bizzarri con 264 chilometri ha fatto 6 mezze maratone e una maratona. Mi piace sottolineare i tempi che ha fatto, cioè ha fatto una tre comuni in 1:42, una Tori Fregene che è mezza maratona in 1:36, la Roma Ostia in 1:30 e la maratona di Roma in 3:29. Quindi questo signore che ha molto molto veloce verrà premiato dal generale Ugo Marchetti. Questa è la riserva del fotografo. No, ma le donne hanno fatto più chilometri, primo classificato, la classifica conta chilometri maschile. È il nostro amico Fabrizio Nicò. Fabrizio ha percorso 301 chilometri. Sappiamo, per favore, facciamoci una tonda perché è più facile. 301 chilometri ha disputato, non tolgo niente io, però 301 ha disputato ben 6 mezze maratone. E mi piace sottolineare che lui ne fa quasi sempre, fa una gara a Doppiaco, a Cortina Doppiaco, di 30 km, penso che sia leggermente in salita, quindi è particolarmente impegnativa, e in più ha fatto una maratona, la Maratona di Roma. Premia il consigliere Davide Borghese. Mezza maratona e maratona, vediamo qual è stato l'atleta più veloce. Per quanto riguarda i migliori tempi femminili, per quanto riguarda sia la mezza maratona che la maratona, abbiamo la nostra amica Gabriella Ortisi. Gabriella Ortisi ha impiegato nella Roma Ostia 1:55, nella Maratona di Parma 4:08. Premia il presidente del Consiglio, ex presidente del decimo municipio, Tonino Ricci. Non è che noi diamo il secondo premio, abbiamo messo la targhetta sulla coppa che già è stata data, ecco perché è stato un po'. Lei già è stata premiata per contachilometri, però sulla base, cioè la seconda targhetta come noi nel loro tempo. Papà non me l'aveva detto. Papà c'è una certa età. Non lo diceva, è giustificato. A quanto ha detto papà? La foto bisogna fare. La riconsegniamo. Sì. Tanto sono sempre gli stessi le coppe, poi c'è la verità, bisogna risparmiare. Per i migliori tempi maschili non ci saranno problemi, e abbiamo per la 10 km abbiamo Claudio Curci e la Millennium Running il 29 settembre ha percorso 10 km in 37 minuti e 15 secondi.
Pellegrini. Beh, 10 chilometri di campo per te, va, che costruire. Sta guardando mezz'ora di più, mezz'ora di meno. Lascio il raddoppio. Ma che sono così? Per quanto riguarda sempre i migliori tempi maschili per la mezza maratona e per la maratona, abbiamo un'unica persona che ha accolto tutti e due i traguardi, Luca Rossi. Luca ha il miglior tempo nella Roma Offre, nella mezza maratona, in un'ora, 23 primi e 51 secondi. Io a un'ora e 23 ancora sto alla salita. Volevo spendere due parole anche senza microfono, possibile? Aspetta, ti presento. Poi per la maratona San Valentino, ci ha impiegato 3 ore e 09. Bravo! Non è solo merito mio, volevo ringraziare ovviamente tutto lo staff e tutto coloro che sono riusciti, scusate, che sono riusciti a portare avanti questa manifestazione in questo modo ottimo, ma volevo ringraziare soprattutto il coach che mi ha dato la possibilità di raggiungere questo risultato, senza il quale io non l'avrei potuto mai raggiungere perché vengo da un altro sport, quindi volevo chiamare qua Ugo Zuccari, fare un grosso applauso. Senza più non avrei dovuto fare questo. Allora facciamo nella premiazione, diciamo, vicino e poi andiamo il presidente della Roma Piazzi. Allora posso aggiungere una cosa io anche senza microfono? Diciamo che quasi tutti qui senza di lui non avremmo raggiunto il risultato. Adesso proveniamo l'atleta dell'anno in campo femminile e in campo maschile della podistica. Allora, atleta dell'anno in campo femminile è la nostra amica Silvana Marino. È stata premiata da Pietro Maglioni, vi invitiamo ad avvicinarci. Scusa, ho chiamato Pietro. Pietro, piano piano si sta avvicinando. Vieni Pietro, che devi premiare te. Pietro, ogni anno Pietro fa da un premio particolare a qualcuno della società. Quest'anno ha scelto Silvana Marino. Silvana è venuta da poco nella podistica Ostia insieme al marito Danilo, ma già si sono distinti non tanto per i tempi nelle gare, ma per la loro disponibilità e per la loro simpatia e per i valori che transitano dalla loro immagine, e sono veramente due bravi ragazzi. E penso che presto li vedremo anche molto, molto su per quanto riguarda i tempi. Quando hai superato i tuoi fastidi alla schiena, vedrai che verrai premiato anche per altre cose. Grazie a tutti.
adesso l'atleta dell'anno in campo maschile è Sergio Bizzarri. Ho sottolineato la velocità nelle gare di Sergio. Poi Sergio è una persona sempre disponibile, sempre gioviale, è veramente un bravo ragazzo, è un bravo socio, visto che qui c'è sta mamma e papà, quindi siamo tutti fratelli, quindi è un bravo fratello. Premia il consigliere Davide Bordone. Oggi abbiamo fatto lavorare parecchio. Ci sentiamo i chilometri dopo. Sì, sì, dopo gli calcoli i chilometri. Il nostro capitano, leggi un po' la dedica che c'è sopra, vieni qua, vieni qua, vieni qua, e leggi la dedica che ti abbiamo fatto. Fedeltà, educazione, eleganza e ottime prestazioni, sei il nostro capitano. Io voglio ringraziare la famiglia e ringrazio, io non andrei mai via da voi, per cui fino a che correrò sarò con voi e anche... dovessi smettere, in passato ho anche attraversato dei momenti in cui ho smesso di correre, ma ho continuato ad essere socio perché da una famiglia non si va più. Adesso volevo invitare il presidente Giuseppe Castellucci del sta cercando perché Faria e voleva consegnare la targa. Intanto abbiamo quasi terminato. Intanto Silvio sta dando il portachiavi anche agli amici e ai soci intervenuti. Dice sta l'altro vecchio socio della Podistica, non so se qualcuno se lo ricorda, Perfetti Claudio. Eccolo lì, non so se qualcuno se lo ricorda. Noi ovviamente abbiamo invitato tutti, anche quelli che non ne sono più iscritti su Facebook, dappertutto. Abbiamo fatto una cerchia dei soci, fino a oggi siamo arrivati a 600, no? E allora abbiamo cercato di lanciare un po' su Facebook e altri social questo invito a farli venire per questa festa. Però purtroppo non è facile trovarli, il tempo è quello che è, insomma, comunque ci sono parecchi che è la prima volta che vediamo dopo tanto tempo, c'è addirittura Parisi Sergio, dove sta? Parisi Sergio, Parisi, che classe sei tu? 33. Izzo corre poco, però. Izzo purtroppo è rimasto alle fiamme giallo, mezzo fondista. Qui non ci sono, questo è fondo a lui, non è mezzo fondo. Mezzo fondo c'è una volta. Adesso proviamo per la salute, questa è. Ho capito, ma guarda, continuiamo qui, di grasso giù di fare i chilometri. Tu fai 100, 500, 3000, che butta giù qualche grammo. Io penso se cagliolini c'è del corso c'è. Io, mi dicono che il presidente Castellucci non c'è. Verrò domani a fare il mio dovere, domani verrò a trovarlo. Abbiamo preparato una targa per ringraziarlo e per ricordare questo momento. Grazie. Sì, abbiamo terminato, quindi adesso c'è un allora, c'è un